Buongiorno a tutti, benvenuti. Ho deciso di fare questa diretta che sarà molto breve rispetto anche altre che abbiamo fatto in passato, semplicemente per fare un po' di comunicazione e di chiarezza, come si dice nel titolo del post. In questi ultimi 2 giorni ho ricevuto tantissimi messaggi in privato, ma anche pubblici su Facebook, sui canali social, su WhatsApp, di persone che improvvisamente si sono un po' preoccupate per l'esito della vicenda del centro sportivo del Pisa. Si sono preoccupate perché hanno letto alcune dichiarazioni, esternazioni, ma anche addirittura un ordine del giorno, sembra che sia stato presentato da consiglieri comunali del PD, credo, mi ricordo, mi sembra Biondi e Trapani, e poi da quelle che sono state le osservazioni della città ideologica, ecologica che sono state fatte alle nostre varianti del piano urbanistico. Bene, le cose sono molto semplici ed è brutto quando ai cittadini non viene detta la verità, perché poi necessariamente i cittadini, e giustamente appunto, chiedono delle conferme, si preoccupano improvvisamente per queste notizie che trapelano. Per quanto riguarda il centro sportivo, è tutto molto chiaro, sta andando avanti tutto molto bene. L'iter è quello previsto dalla legge, quindi vi è stata una prima fase, vi è stata una seconda fase nella quale, come è previsto per legge, i cittadini, le associazioni come la città ecologica hanno fatto delle legittime osservazioni. Nella prossima settimana, la prima seduta credo sia lunedì, verrà fatta la commissione nella quale, siccome le osservazioni sono pochissime, perché a differenza di altre varianti urbanistiche dove le osservazioni erano addirittura centinaia, questa volta sono circa 10 osservazioni, probabilmente per i tempi che sono sempre stati tenuti in passato, in una, massimo 2 sedute della commissione, quindi in una settimana circa, verranno licenziate, saranno fatte le controdeduzioni, verranno votate favorevoli, contrari, come ciascuno si sentirà. Per quanto riguarda la maggioranza abbiamo tutto ben chiaro da sempre, quindi noi siamo totalmente favorevoli alla realizzazione del centro sportivo, così come siamo aperti quando ci sono delle osservazioni che tendono a migliorare questa che è una variante urbanistica. E qui è un altro nodo della vicenda. Noi stiamo approvando una variante urbanistica. Finisco con i tempi. Dopo i tempi della commissione, quindi le controdeduzioni e le osservazioni, tutto questo passerà in un'unica seduta di consiglio comunale, quindi in totale si tratta di 15-20 giorni, al termine del quale la variante urbanistica per il centro sportivo di Gagno, e sottolineo per chi forse ancora fa un po' di confusione tra centro sportivo e stadio, perché qualcuno mi sembra, forse per intorbidire un po' le acque, lega le due cose, ha iniziato a riparlare di stadio mentre si sta parlando della variante del centro sportivo. Bene, tra 2 settimane massimo, 3 settimane, quello che sarà approvata la variante. Cosa vuol dire questo? Che il Pisa, come del resto aveva richiesto, potrà presentare il progetto e potrà iniziare poi con tutte le procedure. In sostanza potranno partire i lavori, se il Pisa ovviamente farà questi passi. E nessuno ha alcun motivo di dubitare che il Pisa lo faccia. Mi dispiace che qualcuno stia chiamando, secondo me, impropriamente in questa fase in causa il Pisa. Il Pisa finora ha fatto il suo lavoro correttamente, sta attendendo il nostro atto è pronto, quindi il Pisa, ripeto, non ho motivo di pensare il contrario, presenterà gli atti che deve presentare e poi partiranno finalmente i lavori. Svolta epocale nella storia del calcio a Pisa. Tutte le società che oggi sono ai vertici della Serie A, anche di città di provincia, sono partite dalla realizzazione di un grande, moderno e tecnologico impianto sportivo. Quindi questa è la prima parte della vicenda. Ripeto, grande rispetto per chi ha fatto le osservazioni, ci sono osservazioni anche da parte di gruppi consiliari, ci sono osservazioni da parte di queste associazioni, grande rispetto però anche grande determinazione e grande decisione nel portare a diritto in fondo questa vicenda come avevamo sempre promesso. Poi c'è l'altra parte invece, quella relativa allo stadio, ripeto qualcuno sta facendo dei tentativi maldestri che però fortunatamente trovano pochissimo riscontro, di diciamo, non rendere chiare le cose alle persone. È tutto anche qui molto semplice. Sullo stadio è stata da parte del Comune a suo tempo approvata la variante urbanistica, il Pisa ha dichiarato, ci sono stati 2 anni di pandemia, quindi sono state delle difficoltà enormi ed oggettive, non per il Pisa, ma per tutta la società italiana e non solo. Il Pisa ha dichiarato che poi, a seguito delle valutazioni che faranno sulla cittadella dello sport, verrà presentato anche un progetto e soprattutto un piano economico finanziario e tutto quello che ne concerne per la realizzazione dell'interruzione. Il Comune ha fatto
il suo da molto tempo e attende con grande serenità che venga presentato il progetto del nuovo stadio per continuare con grande attenzione che abbiamo sempre avuto, con grande determinazione. Scusate per l'interruzione, scusate, poi ci sono delle interruzioni dovute al telefono, il resto sono tutti dei discorsi, alcuni dei quali veramente forse vanno contro la città e in questo caso voglio dire vanno anche contro il Pisa Calcio. Alla prossima!